Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video vi voglio descrivere un passaggio particolare che viene eseguito sempre in ogni tipo di kata. Voi direte: che passaggio? Cosa c'è di strano? Un passaggio particolare, un dettaglio ma non così irrilevante, un dettaglio molto importante che secondo me divide, separa nettamente la pratica tradizionale dell'esecuzione dei kata e quella sportiva. Veramente un dettaglio che fa un'enorme differenza. Seguitemi. Ok ragazzi, non vi voglio portare nel classico tormentone karate sportivo, karate tradizionale, anche perché nel mio modesto parere il karate è il karate. Non voglio fare questo tipo di discorso, voglio proprio entrare in un discorso tecnico, veramente tecnico nell'esecuzione dei kata. Ho già fatto un video in merito sul tallone, tallone su, tallone giù, nella classica tecnica Jakutsuki o altre tecniche in fase di combattimento, ma il dubbio mi è saltato fuori anche nella pratica dei kata. Sì, nella pratica dei kata. I puristi tradizionali diranno: certo, qual è il problema? Il tallone va sempre tenuto giù. Questo i puristi, specialmente dello Shotokan, me ne daranno ragione. Il tallone va sempre tenuto giù, specialmente nell'esecuzione dei kata, quindi mai alzare il tallone, specialmente quando da un Zen Sudachi, per esempio, vogliamo tornare indietro. Ecco, qui è la prova del 9. Il tallone va sempre tenuto giù. Si piega la gamba, si gira dietro, come ci hanno sempre insegnato i nostri maestri, i grandi maestri anche giapponesi, hanno sempre insegnato questa tecnica. Quindi mai alzare il tallone, specialmente nel tornare indietro, in una tecnica Zen Sudachi, in qualsiasi tipo di kata, superiori, è sempre il solito discorso. Il tallone non va mai tirato su. E fin qui siamo tutti d'accordo. Tradizionalisti, amici tradizionalisti shotokanisti, siamo tutti d'accordo. Ok, faccio indagini, vedo, sapete come lavoro io, guardo sempre video sul web e già comunque da diverso tempo che mi salta l'occhio i grandissimi campioni nazionali nostri italiani, ma anche internazionali, anche esteri, grandissimi campioni, quindi nomi molto importanti nella scena delle gare agonistiche di kata, e mi casca l'occhio che nell'esecuzione veloce dei loro kata alzano sempre o quasi sempre il tallone. Quindi questa pratica di alzare il tallone è regolare, è normale, addirittura c'è anche un anticipo della gamba, cioè non solo alzare il tallone ma richiamare un pochino la gamba per andare nella posizione dopo. Il classico esempio del Zen Sudachi, quando bisogna tornare indietro, non solo gli agonisti alzano il tallone ma addirittura fanno anche un leggero richiamo della gamba e tornano indietro. Ecco, questo è il dilemma, questo è il problema sul quale il video oggi viene basato. C'è qualcos'altro da dire? Approfondiamo, seguitemi. Ok ragazzi, siamo di nuovo nella divisione del modo di interpretare il karate. Quindi tradizionale, mai tallone su, sportivo addirittura tallone su, e non basta neanche più quello, ma addirittura si richiama la gamba. Allora è un errore, con il quesito che vi voglio mandare oggi, il discorso del programma di questo video è questo qua. E ragazzi, fatemi sapere, ma secondo voi è un errore in gara, sto parlando di agonistici, agonismo, è un errore in gara ragazzi alzare il tallone, o diciamo questo difetto che alla nascita tradizionale era un difetto, ora non è che piano piano è passato come un ok, cioè bisogna fare così perché bisogna essere più veloci, bisogna essere più performanti, quindi non è che questo errore è diventato un ok oggi, cioè questa cosa mi fa un po' pensare. Io non sono un giudice di gara, non sono un arbitro, quindi mi intendo di arbitraggio ma non sono un arbitro, e perlomeno neanche internazionale, quindi vorrei sapere da voi ragazzi che ne sapete più di me se secondo voi è normale questa cosa qua, cioè ci insegno nel tradizionale a stare sempre col tallone giù. Quindi stiamo parlando di kata, non di kumite, quindi il discorso dovrebbe essere molto chiaro e non uscire, non sbaffare, quindi non alzare il tallone, tornare indietro in un Zen Sudachi. Ah, come mai nell'agonismo questi grandissimi campioni addirittura alzano il tallone, addirittura richiamano un pochino la gamba per essere più veloci? Quindi cosa vuol dire? Che un difetto è diventata una cosa che bisogna fare? Ecco, questa cosa io non riesco nel mio piccolo a capire, quindi ragazzi cercate di aiutarmi. Ma volevo dire anche qualcos'altro, vai.
Allora ragazzi, facciamo il sunto della situazione. Io però vedo anche dei grandissimi karateka giapponesi tradizionalisti che fanno l'esecuzione del kata lasciando il tallone giù in maniera perfetta, egregia e molto veloce. Quindi non è detto che se lasciate il tallone giù nel discorso del kata venga un kata fiacco o lento. Quindi secondo me, diciamo che la giusta interpretazione di un kata è riuscire a farlo col tallone giù in maniera veloce, al discapito invece di alzarlo e farlo veloce. Ok, però è sempre un po' troppo facile, quindi il problema è un po' questo qua. Fatemi sapere voi se secondo voi è una cosa, diciamo, tradizionale poi dopo modificata per le gare, però sembrerebbe quasi che una cosa che era uno sbaglio poi viene data come una cosa positiva che va fatto così. Quindi è un po' un discorso particolare, perché alzare il tallone durante la fase di esecuzione di un kata, a mio avviso, questo mio modesto parere, mi sembra un po' strano, addirittura mi sembra un po' un errore. Però vedo che a livello internazionale le gare, anche WKF, cose grosse, viene fatto e come, per velocizzare, però il tallone viene sempre tirato su. Quindi secondo me c'è qualcosa che non va, mentre in federazioni giapponesi, dove veramente fanno ancora un po' di tradizionale, fanno i kata sempre in maniera egregia, ma il tallone rimane sempre giù. Fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, lasciate un commento positivo, sempre costruttivo, e fatemi sapere, ma voi sto tallone come lo tenete nei kata, nei kata, non nel kumite, giù o su? Ci avete mai pensato? Fatemelo sapere. Ciao dal Tempio Massimo.